è la nuovissima Olympus E620, è quella che vedrete allo stand Olympus in Photoshop. In esclusiva le prime immagini e le impressioni sul campo di Edo Prando. Finalmente l'abbiamo provata, questa E620 con un CMOS da 12,3 megapixel. Ecco, in questo momento vediamo una delle sue caratteristiche principali, cioè gli art filter, una serie di filtri che danno questi effetti. Questo è il pop art, cambiamo e proviamo un soft focus, molto simile ai soft focus per il ritratto. Oppure colori chiari e leggeri per dei panorami un po' pastello, toni leggeri che dà dei risultati assai simili a quelli visti prima. Oppure addirittura la grana pellicola, un forte bianco e nero sgranato come si usava una volta. E infine non manca un divertimento, il foro stenopeico. Riprendiamo foro stenopeico, pop art, soft focus, colori chiari e leggeri, toni leggeri e grana pellicola. Continuando a fotografare, ecco, questa è una delle tante immagini che siamo riusciti a scattare immediatamente, poche ore dopo averla avuta in mano perché ci interessava, e i risultati sono molto buoni. Nella settimana prossima noi pubblicheremo una prova nella nostra newsletter. Molto interessante anche questo sistema di visualizzazione delle miniature, oppure il vedere nel display tutte le informazioni. La filiale italiana di Pentax ha chiuso i battenti. Lo annuncia un comunicato sindacale che comunica anche il licenziamento dei 7 dipendenti. Tuttavia, la chiusura della divisione fotografica di Pentax Italia non significa che la casa giapponese ha intenzione di abbandonare il mercato italiano, ma anzi, proprio la prossima settimana, in occasione del Photoshow, sarà presentato ufficialmente il nuovo distributore delle fotocamere Pentax. Per correttezza, non possiamo rivelarvi di chi si tratta. Però possiamo anticiparvi che si tratta di un nome importante e conosciuto nel campo della distribuzione fotografica. Manca una settimana al Photoshop. Abbiamo intervistato telefonicamente Gisella Scattolin, editore e direttore di Fotonotiziario, che è anche sponsor tecnico della manifestazione. Perché Fotonotiziario? Sì, Fotonotiziario in effetti è l'unica rivista tecnico specializzata che dal 1945 si dedica esclusivamente al mondo della fotografia. Quindi siamo il partner della fiera del Photoshow di Roma e quindi di tutte le aziende che parteciperanno a Photoshow. Perché partecipare a Photoshow? Beh, perché ci saremo tutti, ci sarà l'intero mondo del fotografico. E perché ci saranno tantissime novità quest'anno, veramente tante, tante, tante. Chiaramente non le diciamo perché, il Photoshow sarà tutto da scoprire, una vera sorpresa quest'anno e quindi invitiamo veramente tutti a partecipare. Benissimo, quindi andiamo tutti al Photoshop e magari qualche novità l'anticipiamo noi, eh? Quali novità Sigma ci saranno al Photoshop? Ce ne parla Maurizio Busatra di Mamiya Trading, importatore del marchio in Italia. Come Mamiya Trading saremo presenti al Photoshop di Milano che si svolgerà alla fine di marzo e saremo presenti con tutti i nostri marchi. In particolare presenteremo delle novità presentate al PMA di Las Vegas, in particolare le seguenti novità Sigma. Verrà presentata la nuova DP2 Sigma, la compatta con 14 milioni di pixel e il Foveon X3. Differenza dalla DP1 è che avrà una focale da 24,2 fuoco 2,8. Inoltre verrà sempre presentata durante il Photoshop la SD15, che anch'essa utilizza il Foveon FX3. Sono stati inoltre presentati una serie di nuovi obiettivi. Riceviamo e pubblichiamo. Con questo titolo i giornali danno spazio ai loro lettori. Riceviamo e pubblichiamo anche noi le immagini che state vedendo. Abbiamo chiesto all'autore come mai i cani hanno le cosiddette pecette. Sono cani che non hanno raggiunto la maggiore età, è stata la risposta.